Il Consiglio dei Ministri ha stanziato altri 4.210.000 euro a valere sul Fondo per le Emergenze Nazionali per completare la realizzazione degli interventi più urgenti in conseguenza della frana del 30 novembre 2022 in località Castrocucco nel comune di Maratea. Un buon segnale di impegno e interesse per la comunità di Maratea e per il futuro dell'attività turistica. E il commento del presidente del Consorzio Turistico Maratea Biagio Salerno. Per Salerno diventa necessario definire con ANAS, ministeri interessati, regione e comune, un cronoprogramma di interventi da attuare per fare in modo che già dalla primavera 2025 ci siano tutte le condizioni per affrontare con serenità la nuova stagione turistica. Come consorzio sosteniamo la proposta di un tavolo conferenza di servizio per stabilire compiti e funzioni di ciascuno degli enti che hanno competenze in questa situazione. Da parte nostra siamo impegnati a rilanciare la promozione turistica di Maratea e del comprensorio, ma, ripetiamo, abbiamo bisogno di certezze per presentarci alle borse, fiere specializzate, ai tour operator con le carte in regola.